È stata davvero imbarazzante la conferenza stampa di Marsilio dell'altro giorno presso la ALS. Sembrava non fosse il governatore di questa regione negli ultimi 5 anni. Per realizzare il nuovo ospedale di Teramo occorrono fondi. Attualmente ce ne sono a disposizione 121 milioni di euro, ne mancano oltre 140. E i 121 sono stati reperiti grazie all'impegno della giunta D'Alfonso e grazie all'impegno del direttore Fagnano. E poi manca il progetto, siamo solo allo studio di fattibilità. In più, un atto fondamentale per procedere verso il nuovo ospedale è quello dell'approvazione della rete ospedaliera a livello regionale. Siamo solo alla validazione delle intenzioni da parte della Giunta regionale, da parte del Ministero. Mancano ancora i passaggi in commissione competente e soprattutto in Consiglio regionale. Siamo a qualche mese dalle elezioni regionali. Davvero scaricare tutto sul sindaco di Teramo e sulla comunità teramana. Il fallimento della giunta Marsilio è davvero troppo, per questo siamo qui oggi a rispondere carte alla mano a Marsilio e alla sua giunta inconcludente. Che sicuramente ancora una volta il presidente Marsilio ha dimostrato di non interessarsi del nostro territorio, è entrato in campagna elettorale, lo abbiamo capito, dopo anni e mesi di silenzio, come sulla rete ospedaliera che ancora non viene approvata e discussa, si mette a parlare dell'ospedale di Teramo dando la colpa agli altri, quando invece carte alla mano ho dimostrato che la responsabilità c'è la regione LAS, c'è uno studio di fattibilità, io ho fatto accesso agli atti perché sono abituato a studiarmi le carte per non essere contraddetto, dove individuo il sito di Piano Daccio come il miglior sito e oggi si dice che invece altri devono decidere e devono discutere su cosa fare. La verità è che non hanno i soldi per completare l'ospedale che dovremmo costruire e in realtà non sanno con quali soldi riconvertire e riqualificare il Mazzini. Quindi le bugie si rincorrono, che portasse in Consiglio regionale l'atto con il quale trova nero su bianco i soldi mancanti e così gli daremo ragione. Lo sfido a portare l'atto che individua le risorse mancanti, altrimenti siamo alle solite chiacchiere di un Presidente che non ricorda che l'Abruzzo non ha 3 mari, a un Presidente che ancora non prende la residenza in questa regione e che ogni sera torna a Roma e si fa curare a Roma. Però ovviamente rimane al centro della questione sempre il nodo della location. Il nodo della location, vi ho fornito una tabella che è l'unica che io posso divulgare perché non ha dati sensibili, fatto da uno studio di fattibilità incaricato da ASL e Regione, dove individuo il sito migliore. Allora, se hanno fatto fare uno studio di fattibilità costato anche qualche migliaia di euro, non capisco perché oggi si debba discutere di altro, che ci dicano chiaramente con quali soldi costruiamo l'ospedale, perché questo è il vero argomento. Non si può distogliere l'attenzione perché non ci sono i soldi e quindi di conseguenza è come dire a un bambino oggi non possiamo andare al parco giochi non perché non ci sono i soldi per giocare ma perché in realtà piove. Fagnano, mancano oltre 141 milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale e Marsilio su questo non si è impegnato né per quanto riguarda l'approvazione della rete ospedaliera, siamo solo alla validazione da parte del Ministero, mancano ancora i passaggi in Regione, la Giunta, la commissione e soprattutto l'approvazione in consiglio regionale e poi mancano i fondi, mancano oltre 140 milioni di euro e poi che dire, scaricare dopo 5 anni di governo sul sindaco di Teramo e sulla comunità teramana il fallimento di questa giunta regionale soprattutto per quanto riguarda i servizi sanitari su questa provincia e noi i nostri cittadini pagano quotidianamente il fallimento di Marsilio attraverso le lunghissime liste d'attesa, la mobilità passiva, l'indebitamento e la riduzione delle prestazioni dei 4 presidi ospedalieri.